Ciao ragazzi, allora questo qui finalmente è il video sulle acque profumate. Vi ho chiesto già un po' di tempo fa, sono passati penso 2 o 3 mesi, se vi interessava come video e mi avete detto di sì. Quindi sono qua a farlo prima che passa l'estate, perché se no non lo faccio più e quindi ne ho approfittato oggi. Visto che stavo sistemando la camera, stavo sistemando anche i profumi, le acque profumate perché le tengo appunto qua in camera, ho detto fermi tutti, faccio il video. Allora, ce le ho tutte qua davanti. Non so se serve fare la solita premessa, sono tante. Vi dico già che alcune sono nuove, devo ancora utilizzarle, alcune le ho già utilizzate, ce ne sono tante già iniziate, ce n'è qualcuna che sto per finire. Ecco, diciamo che io non sono una, o meglio, fino a poco tempo fa non ero una che ogni giorno metteva sempre lo stesso profumo, ma cambiavo. Adesso mi sto concentrando su un'acqua profumata, la porto a termine perché sennò non me la cavo più e poi ne inizio un'altra. Comunque, appunto, per questo motivo ne vedrete un po' di iniziate. Solita premessa: non è necessario averne così tante. Io sapete che ho le mie fisse, sono tutte comunque low cost e niente. Quindi, ecco, non vuole essere un video per attirare polemiche, come dire, tu vuoi farci vedere le tue cose o mostrare, che ne so, i tuoi averi, anche perché si parla di acque profumate, appunto, quindi non mi sembra il caso. Allora, direi di iniziare subito e inizio con quelle che sto utilizzando proprio in questo periodo. Una praticamente è finita e è questa qua, la Paris Amour di Bath & Body Works, che è questa qui. L'avevo presa al centro commerciale di Arese quando mi sono vista con Simo e Lucy. Tesorini, vi saluto. E niente, mi piace tantissimo. Non mi ricordo se questa qua l'aveva presa anche Simo. Sì, Simo sono sicura. Lucy non mi ricordo. Comunque, è un'acqua profumata molto dolce, molto gradevole il profumo. Persistono abbastanza anche sui vestiti. Anzi, sui vestiti devo dire che era una buona persistenza. Almeno questa qua è l'unica che ho provato finora. Ecco, sul corpo, sulla pelle, non è che duri tantissimo, ma non è neanche un profumo. Quindi, ecco, io non mi aspetto una durata estrema di un'acqua profumata, lo metto già in preventivo, ecco che non dura, poi se dura meglio. Comunque è molto buona, è molto dolce, non mi sto qua a descrivere i profumi anche perché sapete che non sono bravissima nel farlo, è molto soggettivo poi. Scusate se continuo a toccarmi il naso, ma non so se sono i capelli che mi danno fastidio, ma ho prurito. Comunque. E niente, vi so solo dire appunto che è molto dolce. Molto femminile la trovo come profumazione. Buona, 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 buona. Mi piace un sacco, ma non so descriverla meglio. Comunque, andiamo avanti. Ecco, ci tengo a precisare che non so se vi ricordate, avevo fatto un video sui profumi dove vi dicevo tutte le note di testa, di cuore, eccetera. Qui non lo faccio perché sono tantissime e verrebbe un video lunghissimo. E quindi, se siete magari interessate, magari le inserisco ecco nei prodotti top, nei preferiti, posso fare un video sulle mie acque profumate preferite dedicato, dove non avendone così tante, vi dico anche la piramide olfattiva, se siete interessate. Poi, torniamo a noi, altra che sto utilizzando è questa qua di Dr. Tuffy Super Monoi Gold. Questa qua, guardate la confezione perché è un po' zozza, la tenevo in bagno. Acqua profumata rinfrescante e idratante. Questa qui non ha dentro l'alcol e si può utilizzare praticamente anche sui capelli, su tutto il corpo, proprio per rinfrescarsi. Vi dico che la durata no, nel senso che appunto anche non avendo l'alcol è proprio acqua fresca. Sì, vi profuma nel momento in cui la spruzzate, quindi è molto piacevole magari dopo la doccia, la sera, anche la mattina, perché no, più per rinfrescarvi però. Se volete una cosa persistente, no, non ve la consiglio perché non dura tanto. Il profumo è molto buono di Monoi, molto estivo, fiorito. Sapete che ho anche il profumo della stessa linea che mi piace molto, quello lì invece dura veramente tanto. Ma magari vi farò un video anche sui profumi proprio che sto utilizzando in questo periodo caldo. Comunque, insomma, mi piace questa qua. Ah, non vi ho detto. Dunque, questa 88 ml. E costa la mini taglia 8,90 euro, c'è scritto sotto ancora, non poco. E poi questa qui non mi ricordo, non so neanche se si trova ancora, dovete un po' controllare sul sito di Dr. Tuffy. Oddio, il prezzo proprio non me lo ricordo, non mi so dire. Comunque vi metto la lista, insomma, dei prodotti che vi mostro con il prezzo,
Datemi solo il tempo, ecco, di farla. Comunque la metterò, vi dico tutto lì, insomma, se siete interessate. Comunque sto utilizzando anche questa e mi piace. Poi, altra acqua profumata che sto utilizzando, un po' meno delle altre, però comunque l'ho ripescata, è questa qua dei Tesori d'Oriente, acqua profumata aromatica, fior di sale e loto. Questa qua, vedete che è un po' utilizzata, questo qui da 200 ml, mi sembra che costi intorno ai 5-6 euro, non di più. Anzi, forse anche meno, ma ogni tanto la mettono in offerta. Molto, molto buona. Qua che cosa dice? Una fragranza marina e fiorita. Concordo. È sì, marina, acquatica come fragranza. È molto, molto buona, molto fresca. Nasce dall'accordo tra le note ozonate del fiore di sale e quelle calde e morbide del loto. Per lasciare sulla pelle la freschezza della brezza marina e il calore del sole. Vabbè. Arricchita anche con aloe vera, quindi ha proprietà rinfrescanti e idratanti. Comunque contiene alcol questa. All'inizio, quando la spruzzate, si sente tanto la componente alcolica, però dopo pochi secondi, insomma, va via. E la profumazione, sì, sa di mare, di acqua. È molto buona, non è dolce come profumazione. Si sente anche la nota fiorita, però io quella la sento meno, sinceramente. Sento più proprio la nota marina, acquatica. È molto molto buona, rinfrescante, energizzante anche per la mattina. Buona, mi piace un sacco anche questa. Ok, queste qua sono quelle che sto utilizzando adesso e che cerco di portare alla fine. Vado con la sagra delle acque profumate di Avon perché ne ho tantissime, ne ho 2, 4, 6, 8. Allora, questa qua che vi ho già mostrato in un video dei preferiti, ve lo dico in italiano, mandorla e mughetto. Questa qui la potete trovare anche adesso sul catalogo. Allora, queste acque profumate sono da 100 ml, costano pochissimo. Sono sempre in offerta sul catalogo, che sappia io, a 2,95 euro, quindi insomma una cosa fattibile. Questa qui in particolare è una profumazione che a me rilassa tantissimo perché è molto delicata. È buonissima. Io la uso la sera, appunto, magari prima di andare a dormire, la metto sul pigiama o comunque me la spruzzo addosso perché mi rilassa, mi dà un senso proprio di benessere. E niente, quindi è molto molto buona, sa di pulito, buona, fresca come profumazione, mi piace un sacco. Poi, questa qua che vi ho già fatto vedere nel precedente video haul, cranberry e cinnamon, quindi cannella e non mi viene mai in mente cos'è cranberry, ma comunque va bene, quindi frutti rossi e cannella praticamente. Questa qua è già più, è più intensa, più calda. Si sente sia il frutto rosso per primo, poi in fondo ci sento anche la cannella. Che spiegazioni professionali! Comunque molto buona. Ecco, ovviamente più invernale, anche se io la utilizzerò sicuramente in estate, perché in inverno, non ho l'abitudine di mettere acqua profumata, preferisco il profumo. Comunque questa qua è veramente molto buona. Sicuramente ora non si trova sul catalogo, ecco. Poi, allora, questa qui che è sempre un nuovo arrivo, alla prugna e vaniglia e zucchero anche, mi sembra, ma è molto dolce come profumazione. Vediamo se si sente. I capelli oggi. Non si sente una mazza. Buonissima. È fruttata, ma ha proprio una nota dolcissima. Se vi piacciono, ovviamente, le profumazioni dolci, è molto molto buona. Poi, altra appunto di Avon, è questa qui al melograno e mango, ovviamente molto più fruttata. Vediamo anche qua se si sente. Sì, questa qua si sente tantissimo il mango. Anche il melograno che dà una nota un pochino più acidina. Buona, buona, sa di estate, di frutta proprio, di succo. Poi andiamo avanti, sempre una più invernale, autunnale, questa qui alla vaniglia e legno di sandalo. Quindi una vaniglia però molto calda, speziata. C'è appunto il sandalo che spruzzo anche questa, già che ci sono. Sì, il sandalo dà questa nota non maschile, però più sicuramente più intensa, ecco. E è sicuramente un'acqua profumata più invernale, autunnale. Infatti, questa qua non si trova adesso in questo periodo caldo, ma si troverà più avanti sul catalogo, ovviamente. Poi questa qui non so se c'è ancora perché io ce l'ho da una vita e mezza, me l'aveva data mia mamma, che lei ce l'aveva, ma non la utilizzava. Al fico è un po' usata, infatti, vedete sia da me che da lei.
Buonissima, l'ho spruzzata anche adesso prima di registrare il video perché era un po' che non la mettevo, non me la ricordavo più. Molto dolce, fruttata ma molto molto dolce anche questa. Buona, sì, proprio dolcissima. Poi io adoro il fico proprio come frutto in sé, mi piace tantissimo. Poi, ultime due, sono due fiorite. Allora, una è al gelsomino, buonissima, veramente buona, sa proprio di gelsomino, ecco. Mi piacciono quando i profumi sanno di quello che c'è scritto, così non devo stare qua a descriverle. Sì, sa proprio di gelsomino, quando passate davanti a una pianta di gelsomino, ecco, è lei. Quindi se vi piace, assolutamente consigliata. E l'ultima, che è veramente molto buona anche questa, ai fiori di ciliegio, che è questa qua. Questa qua è fiorita, ma è anche fruttata. Sì, io direi fiorita barra fruttata. Buonissima anche questa, molto buona. Allora, tutte queste qua che vi ho fatto vedere più o meno sono simili come persistenza. Sul corpo non durano tantissimo, almeno su di me, ecco. Ricordatevi che è sempre tutto soggettivo. Non durano tantissimo, sui vestiti durano già di più. Quindi io magari me le porto a lavoro, le spruzzo sui vestiti, poi al lavoro mi cambio. E la sera quando mi rivesto con i vestiti che avevo prima, sento ancora sul profumo, quindi durano, non vi dico giorni, ecco, sui vestiti, però qualche oretta sì. Sul corpo no, sono più per rinfrescarsi, per sì, darsi una profumata così al momento. Poi vado avanti. Allora, mamma mia, ne abbiamo qua ancora. Sempre di Bath & Body Works, ne avevo preso altre due perché c'è la promozione, penso ci sia sempre, del 2x3, quindi ne prendete tre e ne pagate due. Ovviamente ne avevo approfittato. Ho preso Pink Chiffon, o Chiffon, non so sinceramente, le mie pronunce fanno sempre pena. Questa qui sa di zuccherino, se non ricordo male. Sì, mamma mia, dolcissima. Troppo buona, troppo troppo buona. E poi questa qui invece è il melograno, che l'aveva preso anche Simo, mi sembra. Sì, Simo sì, Lucivo, non mi ricordo. Accidenti, che memoria. Comunque, questa qua ovviamente è molto più fruttata e anche dolce comunque. Buonissima anche questa, molto molto buona. Ok, continuiamo con... questa qua che mi ha regalato mia mamma, sempre per lo stesso motivo, perché lei è un po' più difficile di me come profumi, magari le prende perché è attratta o dalle offerte o così, e poi dopo un po', non so, non le utilizza più e quindi me le dà a me. Allora, questa qui è l'acqua profumata della Colina al succo di lampone. Allora, io non sono proprio un amante dei profumi così fruttati, che sanno proprio di frutto. Questo qui sa proprio tanto di lampone. Io adoro i lamponi, però... non so, è un profumo che su di me non me lo sento tanto mio, preferisco le profumazioni dolci, ma questo ormai lo sapete. Comunque non è affatto male, ecco, è da 150 ml, penso che costino intorno a 10 euro queste acque profumate qua, a volte le vedo anche in offerta a Tigotà, ma è l'unica che ho, sinceramente mi ispira però tanto quella allo zucchero filato e prima o poi mi sa che me la prendo. E niente, insomma, quindi sì, è buona, però... è un po' pesante per me, ecco, non so come dire. Madonna, sto morendo di caldo. Allora, vado avanti con due acque di Nani. Vi ho già fatto vedere nei prodotti finiti quella al... cos'era? Gelsomino e Pepe Rosa, che mi è piaciuta tantissimo. Queste due, Mango e Hibiscus, una è questa qua. Queste qui sono anche senza parabeni e bla bla. Ci dovrebbe essere scritto da qualche parte. Senza coloranti, senza PEG, senza parabeni. E basta, con aloe vera biologica, quindi anche questa componente un po' idratante, però comunque l'alcol ce l'ha dentro, sì, al primo posto. Sono da 50 ml, scusate se continuo a girarla, ma non trovo, ah no, scusate, 75 ml, le trovo dai cinesi a 1,99 euro. E niente, quindi questa qua è ancora chiusa, devo ancora provarla. E poi anche questa, rosa bianca e acerola o acerola. Sempre 1,99 euro, 75 ml, ancora devo provarla. Poi vado un po' più svelta perché se mi fermo ogni acqua profumata a raccontarvi la storia dell'orso non ce la caviamo più. La storia dell'orso poi non so neanche se si dice in giro per l'Italia, qua in Trentino sì, comunque. Acqua profumata è nuova, l'avete già vista in un video haul, quello prima questo probabilmente perché questo qui lo caricherò subito.
Della Sien, acqua profumata a zucchero a velo. Questa qua è dolcissima, veramente molto buona. E poi questa qui, gelsomino peperò e peperosa, appunto perché mi era piaciuta quella di Nani e quindi ho voluto prendere anche questa, che dovrebbe essere, l'ho già usata e è veramente molto molto simile. 2,99 euro, 150 ml. Sempre della Sien, che avevo trovato in edizione limitata insieme all'acqua micellare, questa qui ha la vaniglia e frutti. Questa. Scusate ragazza, vado a prendere un fazzoletto. Ok, ci sono, stavamo dicendo. Questa qui, acqua profumata della Sien, vaniglia e frutti, che non trovate più, era appunto un'edizione limitata. Molto buona, anche questa si sentono tanto i frutti rossi, però appunto c'è la nota dolce della vaniglia. Buona, mi piace anche questa. Ma mi piacciono tutte perché se no non le avrei comprate. Allora, ecco, due acque profumate che ho da 2 o 3 anni, ma non so perché le ho comprate, così ero presa da boh, uno scatto di shopping compulsivo, ero su Macchillaia e stavo facendo questo ordine e ho inserito queste due acque profumate della marca I Love, credo che sia questa qui. Uno al raspberry dovrebbe essere lampone. No, è Blackberry. Sì, penso lampone mora, può essere. Un mirtillo. Che ignorante. Comunque, questo qui. E questa è molto fruttata. E come vi dicevo, appunto, io non amo molto le profumazioni fruttate. Ma non so perché l'ho presa. Quindi 100 ml costava comunque pochissimo. Penso 2 euro, ma proprio poco. A meno quello. E poi l'altra, che è già un po' più buona per me. Alle fragole e panna. Questa qua è più dolce, un po', ecco, un po' nauseante. Sì, un po' pesante, quel dolce un po' troppo e infatti non le uso quasi mai queste. Comunque, sempre su Macchillaia ho preso anche questa qui che è veramente buonissima, di questa marca che costa poco, 2,99 euro forse, 1,99 euro addirittura. 94 ml della New Body Fantasies, boh, questa, ce ne sono anche altre. Questa qui è Pink Vanilla e Kiss Fantasy. Mi ispirava ovviamente il colore, il pack, e è veramente buona. Io ho perso il tappo. Ma sapete che mi ricorda tantissimo, ma proprio, secondo me è molto simile proprio. Questa qui. Non vorrei che fosse proprio un dupe. Non lo so, sinceramente, però me la ricordo proprio tanto. Poi magari sono io, che il mio naso che è un po' andato. Comunque me la ricorda tantissimo e hanno un prezzo molto molto diverso. Cioè questa qua 1,99 euro o 3 euro, non ricordo, e questa siamo sugli 8,90 euro, quindi parecchio di più. Ultime tre e poi giuro che vi lascio andare. Allora, una è questa qui di Playboy. Play It Spicy, questa qua, piace, mi piace tantissimo, l'ho utilizzata poco, però è molto molto buona, anche questa è una fragranza molto dolce, molto femminile, buona e dura, devo dire che anche questa qui, insomma, dura, non vi fa 10 ore, però sui vestiti dura. 200 ml, l'ho pagata 5 euro, era in offerta, non so sinceramente il prezzo pieno, qua dice che è con Pink Berries, fiore della passione e accordi di vaniglia. Sì, infatti è dolce, ma anche fiorita. Volevo vedere se c'era scritto. No, non c'è scritto altro. E poi la confezione è carinissima, troppo carina con questo fiorellino. Mi faccio sempre attirare anche da queste cose. E acqua profumata che voglio assolutamente finire, perché ce l'ho anche questa da tanto, ho perso il tappo, ovviamente dell'Eufidra, che è un elisir corpo al tiarè esotico e fresco con vitamina E. E oli di mandorle dolci. Quindi questo ha anche qualche attivo. Sì, ha dentro anche il tocoferolo, anche qualche peg. Però dai, insomma, dentro qualcosina in più è appunto di tiarè, quindi sapete già, ecco. Qua cosa dice? Dolce e fresco. Sì, effettivamente è fresca come profumazione e vi dà subito anche questa un po' una sferzata di energia. Molto buona, ma la voglio finire perché praticamente sta. Ora lì non si vede, ma sta tipo qui e ce l'ho da un po', ecco. 125 ml, questa non l'ho pagata poco, l'ho presa in farmacia, parafarmacia, e l'ho pagata, non ricordo di preciso, però penso 7-8 euro.
Ultima, che una volta utilizzavo sempre, adesso l'ho un po' lasciata da parte, ma devo riprenderla perché è buonissima, della Atkinson's, acqua profumata per il corpo ai fiori di pesco. Buonissima, buona, fiorita, dolce, buona, veramente, mi dà proprio del senso di benessere quando la uso, molto molto buona. Poi diciamo che per me ha anche un ricordo un po' particolare, quindi sono anche legata in modo un pochino sentimentale, si può dire così, a questo profumo, perché mi ricorda una persona. Comunque veramente molto molto buona, 200 ml, sicuramente non costa poco questa qua profumata perché costa intorno ai 18 euro forse, ma è buona, buona, mi piace, devo assolutamente riprenderla fuori. E niente, ragazze, io ho finito. Queste qua sono tutte le mie acque profumate. Che dirvi? Se ne avete da consigliarmi, consigliatemi. E niente, vi mando al prossimo video. Spero di avervi tenuto compagnia. Sicuramente non è un video chissà che utile, però così, per passare 20 minuti, perché è strano che il mio video duri 20 minuti. Un po' così, ecco, in leggerezza, diciamo così. Ciao, ragazze.